gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Mister Suppa, vince la Gioiese, se una sua valutazione sulla partita, ha qualcosa da recriminare? Ma recriminare, come ho detto prima ai vostri colleghi, io ho visto due squadre che si sono affrontate a viso aperto, ognuna ha cercato di vincere, anche se non sono state create grandi occasioni da gol sia da parte nostra che da parte della Gioiese. Poi alla fine c'è stato un episodio dove l'arbitro ha decretato un rigore, dove sinceramente vorrei vedere se quel rigore che ha dato sia così clamoroso da poter dare un rigore a 3 minuti alla fine della partita, dove due squadre sono rispettate dall'inizio. È stata una gara molto intensa, maschia, però corretta, due squadre che hanno battagliato, forse la sua squadra a nostro avviso è stata un po' carente in avanti. Ma come ho detto prima è stata carente in avanti, ma anche la Gioiese non mi è sembrato che abbia creato tante occasioni di gol. Io non mi ricordo che il nostro portiere ha fatto un'unica parata, mi sembra il primo tempo, il nostro portiere addirittura su un errore suo che è uscito su una palla dove poteva evitare, però dopo ha rimediato. Però per il resto non mi sembra che la Gioiese abbia creato tante occasioni gol per meritare, diciamo, una vittoria come l'arbitro ha deciso di decretare. E mister, cosa cambia per voi adesso che l'Akragas vi ha agguantati al primo posto? Che cosa cambia? Cambia che l'Akragas non ha mollato quando noi siamo andati sopra di 6. Non vedo la ragione che adesso noi siamo a pari punti con l'Akragas, che cosa cambia? Cambia che ci dobbiamo ritrovare, e sono purtroppo delle cose che possono succedere nell'arco nell'anno, perché chi ha giocato un pochettino a calcio credo che lo sa che non è che stavolta poteva mantenere certi ritmi, e adesso purtroppo siamo arrivati a pari punti con l'Akragas e continuiamo a giocare e ritrovarci, soprattutto a cercare di recuperare quei punti che abbiamo perso di vantaggio. Ritenete adesso con la riapertura delle liste di apportare qualche modifica all'organico o il Savoia è già forte così com'è? Ma questo qua dobbiamo parlare col mister sinceramente, sia con la società e il direttore sportivo, poi se loro vogliono andare sul mercato quando si apre lo decideranno loro. Sinceramente io in questo momento dico soltanto, nonostante tutto quello che è successo, farei dei complimenti a questa squadra che purtroppo per 10 gare ha fatto parlare un pochettino tutti, e adesso non possiamo dare addosso a questi ragazzi perché abbiamo avuto un campanello d'allarme e dire che non sono bravi. Farò fare sia al mister che alla società, decideranno loro. Mister, l'ha detto anche per concludere a microfoni spenti prima della partita, teneva la Gioiese, un suo commento sulla squadra di Daltorrione. Sì, come ho detto prima, oggi ha dimostrato che la classifica che c'ha la merita tutta, ha dimostrato di essere un'ottima squadra, una squadra che gioca a calcio, e io credo che darà filo da torci fino a fine dell'anno a tutte le squadre. Gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città.